Ciao a tutti, scusate se la luce è pessima, ma tanto questo è soltanto una piccola intro. In questo video vi propongo la ricetta, quella che vi avevo già anticipato, della maionese. Allora, gli ingredienti sono gli stessi identici della maionese light che ho già pubblicato, quella con lo yogurt. Soltanto che il procedimento è molto, 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 molto più semplice. È una roba veramente facilissima, velocissima, che tutti quanti riescono a fare e non c'è rischio di farla impazzire, cioè non si può farla impazzire in questo modo. Basta avere un frullatore ad immersione. Vi lascio alla realizzazione della ricetta. Se la provate, fatemi sapere. Chiaramente, se non la volete fare light, fatela con i vostri ingredienti abituali. Basta che manteniate inalterato il procedimento. Una cosa che forse non dico, ma che è importante, è che tutti gli ingredienti devono avere la stessa temperatura. Quindi, siccome l'olio è a temperatura ambiente, le uova tiratele fuori prima in modo che siano alla stessa temperatura dell'olio e la maionese venga meglio. Detto questo, vi lascio alla preparazione della maionese light allo yogurt. Un bacione e al prossimo video. Cioè, vi lascio gli ingredienti. Ciao! Ok, il procedimento è semplicissimo. Allora, mettiamo tutti gli ingredienti, tranne che lo yogurt greco, all'interno del bicchiere qui del mini pimer. Ok, se riuscite anche voi a non rompere il tuorlo è meglio. Quindi l'uovo, tutto l'olio, non a filo, tutto insieme, vedete? Un cucchiaino di senape. Il sale, a piacere ovviamente. Il pepe, se avete quello bianco, io qui ora come ora non ce l'ho, però quello bianco era meglio, io uso quello che ho. E infine il succo di limone, di mezzo limone. L'ho messo sul colino perché avevo qualche semino, non voglio che passino i semi. Non faccio altro che immergere completamente il mio frullatore e azionare per 30 secondi. A questo punto sono passati 30 secondi, vedete che più o meno la consistenza c'è. Continuo per altri 30 secondi facendo su e giù con l'attrezzo qui per incorporare aria. Secondo me è un attimo lenta ancora, poi si addenserà maggiormente. Se come me la vedete un po' poco densa, aggiungete un altro goccino di olio, un 10 grammi, io ne ho messi anche di meno, e fate andare per altri 30 secondi. Ok, ed è venuta. Ora cerco di scolare l'attrezzo qui. Prendete sempre in considerazione il fatto che ora la dobbiamo fare riposare per almeno mezz'ora in frigorifero. Alla fine del tempo di riposo, sarà molto più densa, capito? Quindi se la vedete ancora un pochino liquida, non vi preoccupate, è normale. Va bene così. Vedete? È bella cremosa. Insomma, è venuta bene. È impossibile che vi vengano grumi con questo metodo, cioè il metodo è proprio a prova di scemo, diciamo. Cioè, se la posso fare io, la possono fare tutti. E ok, quindi cosa facciamo? Prima di mettere lo yogurt greco, andiamo a farla raffreddare in frigorifero per una mezz'ora. Ci vediamo fra mezz'oretta. Tolta dal frigorifero, vedete che è decisamente più densa. Ora, vediamo se riesco. Cioè, è decisamente più densa. Ovviamente non si vede nulla. Okay, vedete? Quindi la consistenza è giusta e vado a mettere lo yogurt greco, 125 grammi. E non faccio altro che amalgamare maionese e, vediamo se si vede, così, e yogurt greco. Come al solito.
si dovrebbe vedere, solo di una scomodità più unica che rara. Ok. Cerco di, anzi non cerco, amalgamo bene fino a quando non vanno via tutti i grumi di yogurt. Ed eccola qui. Vedete? La consistenza è giusta. Travaso tutto. Ecco, qua ne vengono circa 300 grammi, un po' di più. Ecco, se non avessi sporcato il bordo sarebbe stato meglio. Come al solito, ovviamente si conserva in frigorifero e anche per un tempo abbastanza, se la conservate bene, ben sigillata, si conserva anche abbastanza, quindi insomma, vedete un po' voi. Questo è come dovrebbe venire. Se la provate, fatemelo sapere, ditemi che cosa ne pensate. Secondo me è un'ottima alternativa ed è molto molto meno calorica di quella classica. E se avete dei consigli da darmi, sempre ben accetti nei commenti. Un bacione e alla prossima ricetta. Ciao!